Benvenuti! Mi trovo a Warner Bros. World ad Abu Dhabi oggi. È un parco divertimenti, appunto situato negli Emirati Arabi ad Abu Dhabi, totalmente all'interno, anche perché si muore di caldo e sono le... è mezzogiorno, perché apre a mezzogiorno oggi il parco, da mezzogiorno alle 8. Però ecco, è molto molto caldo, quindi stare all'esterno tutto il giorno sarebbe impossibile, quindi molto spesso i parchi qua sono al chiuso. Si vede all'ingresso il logo, la parte alta del logo Warner, anche se adesso l'hanno cambiato. Hanno cambiato questo logo. Qua non l'hanno ancora modificato. Molto bello il nuovo logo, tra l'altro. C'è l'aeroporto vicino, come potete vedere. E niente, sono veramente curioso di esplorare questo parco divertimenti. Anche perché a livello di tematizzazione mi hanno detto che è veramente una bomba, in teoria. Per cui vediamo. Per entrare vi serve iscrivervi all'app Alozen, direttamente scaricandolo, facendo tutta la procedura, è un po' lungo. Oppure con un tampone, che deve essere minimo di 92 ore se fatto fuori dagli Emirati. Se fatto negli Emirati Arabi vale per una settimana. Con quel tampone più almeno la doppia vaccinazione potete entrare. Quindi non semplicissimo, mille regole, almeno adesso, oggi, ma fine marzo. Probabilmente a un certo punto rimuoveranno tutte queste restrizioni e basta, anche perché a Dubai per esempio ce ne sono molte meno, anche per entrare nei parchi basta, cioè non ti chiedono niente ormai. Quindi secondo me a breve rimuoveranno tutto anche qua, però al momento è ancora necessario. Ci sono tipo le stelle dei supereroi, dei personaggi. Che ingresso elegante! Ah, è fighissimo! Con Bugs Bunny, grande Bugs. Ricorda un po' come stile gli studios della Warner a Londra. Con Flash. Flash è il mio supereroe preferito della DC. Che è un po' il parallelo con Spider-Man alla fine, no? Come stile. Signor Bugs Bunny, salve! Controlli di sicurezza, Green Pass, tampone, tutte le robe. E qua invece passi direttamente il biglietto ai tornelli ed entri. Ed ecco il mega logo Warner. Però è quello vecchio, signori, io voglio quello nuovo. Adesso non mi faccio la foto col logo vecchio. Qua c'è la zona degli armadietti, guardaroba, dove puoi lasciare le cose in eccesso. Molto molto ben fatto, tra l'altro. La pubblicità di The Batman. E niente, proseguiamo. C'è una parte di store, mi sembra. Negozi. Hanno una zona setup con le foto, tipo la gabbia di Titti. E poi qua ritiri le foto. Qua c'è un negozio. E qua c'è... Oh mio Dio, che figata il cielo! È tutto tematico. Oh mio Dio. Io impazzisco per queste robe. Hanno tematizzato anche il cielo. Che meraviglia. Porca miseria. Io ovviamente mi sono preparato molto poco. Non ho visto quasi nulla di questo parco. Come al solito mi piace essere stupito quando vado in un parco di divertimenti. Quindi questi video di prime impressioni sono sempre video della mia esperienza, molto pure delle mie reaction, no? Poi la seconda volta che tornerò in questo parco, se ci tornerò, allora vi potrò, no, approfondire i dettagli, le cose che succedono, i lavori, esattamente come voglio fare quest'anno con Disneyland Paris. Quindi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, perché il 70% di voi che guarda non è iscritto. Quindi se vi iscrivete tutti diventiamo molti di più e diventa molto più fico e non vi perdete nessun prossimo video. Ok, tornando a noi, spettacolo. Veramente uno spettacolo questo posto. Ma poi, cioè, super elegante. E ci sono, questa è la Main Street sostanzialmente. E ci sono diverse entrate alle aree tematizzate ai lati. Bedrock, quindi quella dei Flintstone, piuttosto che Metropolis con i supereroi, Batman, eccetera. The Starlight Restaurant laggiù davanti a noi. Qua c'è una bellissima fontana. Io sono confuso, non so in che direzione andare, onestamente. Boh, andiamo verso Metropolis, che dite? Questa sarà una vera e propria esplorazione, perché io conosco proprio poco rispetto. Cioè, non so neanche le attrazioni che ci sono. O comunque a grandissime linee. Metropolis, quindi la parte dei supereroi, direi. Ma che questa roba del cielo comunque, ragazzi, è devastante. Ecco il lampione, department store, gli edifici con le luci dentro, capite? Cioè, ma di che cosa cappero stiamo parlando? Cabina del telefono, Big Belly Burger. Oh, ma io non so, cioè... Superman Battle for Metropolis will be... Non sarà disponibile oggi. Scusiamo per il disagio. Vabbè, iniziamo bene. Ok, qua c'è un'hamburgeria che tra l'altro è già aperta. Ah, sembra in stile Five Guys. Ok. Negozi tutti chiusi, ristoranti chiusi. Qua ci sono dei bagni. Ma anche solo, cioè voglio dire, camminare già solo qua è uno spettacolo. Cioè, quasi non mi serve il parco aperto. Mi basta camminare per le strade di questa finta città. No, ma poi sta roba del cielo tematizzato... Justice League, anche questa è un'attrazione, ok. Warworld Attack, che spettacolo. Va bene, cominciamo da qua allora. Chiocciola frame la mesta per tutte le foto che scatterò qua dentro. Justice League con tutti i supereroi. E lui sembra Thanos.
Cyborg, Flash, Superman al centro, Batman, Wonder Woman. Dovrebbe essere una dark ride immersiva. Qui ce ne sono tante, eh. È proprio il mio tipo di parco preferito. Tempo di attesa 0 e 5 minuti. Ah, dei Flash Pass, ci sta. Ok, va bene, qua ti spiegano un pochino a proposito dei diversi supereroi. Ti spiegano la storia. Beh, la coda non è male comunque, eh. Ti spiegano tutta la storia, che mi sto guardando man mano. Cioè, vado piano apposta per vedere tutto quanto. Questi sono i veicoli. Cioè, è una trackless dark ride. Un po' come il sistema usato a Universal, quello credo sia su rotaie, questo invece è trackless, quindi è il livello ancora dopo. A livello di tecnologia sono ovviamente il top del top qua, che è fighissimo. Merchandise ovviamente. Devo dire che l'attrazione in sé ha tantissimi schermi, proprio come Spider-Man per esempio agli Universal o Transformers, però la differenza è che là gli schermi sono inseriti in mezzo a contesti, cioè se c'è una grotta e... costruito nella roccia lo schermo, no? Intorno a questa roccia. Non sono mai dei pezzi rettangolari, oppure ci sono pezzi di città davanti allo schermo che la rendono più interessante. Qua purtroppo sono schermi quadrati, rettangolari, e va, che vedi chiaramente, no? I bordi li vedi chiaramente. Questo ti butta un po' fuori dall'atmosfera. Il bello di Spider-Man agli Universal, che così, ma mi era piaciuta molto, perché io non amo generalmente quelle con gli schermi, però era proprio ben studiata per questo motivo, perché era sì schermi, ma tutto ben integrato. Qua, ecco, su questo un po' meno, purtroppo, quindi nulla di che. Carina, ma bella, molto bella la tecnologia, però. Cioè, il veicolo era ottimo. E qua c'è Green Lantern. Bene, direi che è la prossima attrazione che andiamo a fare. Wow. Oh, di nuovo occhialini anche qua. Ah, quella di prima sì era in 3D con gli occhialini. Cosa che di nuovo io non amo particolarmente. Ah, è un simulatore tipo Soarin. Ok, ok. Vi dirò quando esco com'è. Allora, c'è da dire che era tipo Soarin come stile, quindi il simulatore ti porta verso lo schermo. Si vedeva la parte alta dello schermo da dove ero seduto io, purtroppo. Magari da altre zone no, però questo non era un granché questa cosa. E il video... il classico video da parco divertimenti. Motion Gate mi ha stupito proprio perché i video che c'erano, che facevano vedere, erano qualità altissima. Sembrava un film come a Disney, come a Universal. Qua la qualità era, cioè, o la fai proprio cartoon tipo Spider-Man a Universal, e allora è accettabile, perché è cartoon, ci sta. Oppure quella via di mezzo 3D che però non è realistico, ma non è neanche cartoon, a me non fa impazzire, cioè non mi riesce a trasportare nell'azione. In più lo schermo era molto scuro. C'erano un po' di profumi, un po' di cose, però insomma nulla di che, a dire il vero. Mentre a livello ambientazioni continua a stupirmi. Oh no, qua non è finito il cielo. Laggiù c'è il cielo. Qua non c'è più il cielo. Peccato. Vabbè, senza il cielo è così. Magari lo stanno sistemando, perché fa strano che qua non ci sia e là sì. Vabbè, qua c'è la zona Joker con le carte, la pasticceria. Ah no, borse, zaini. E qua c'è l'attrazione di Batman, Wayne Tech. Altra dark ride. Questo è il veicolo, quindi è anche coaster. Vabbè, non lo so, adesso lo scopriremo. Oh, vedete che il video, cioè, questo è cartone animato. O me lo fai realistico, oppure me lo fai proprio cartone al 100%, tipo 2D, no? Cioè, tipo fumetto. Questa via di mezzo io la odio. Non lo so. Vabbè, vediamo cosa, come sarà. Tech experts, but the world cannot survive on tech alone. Siamo nella Batcave. Che figata! Questa è super ben tematizzata. E quelli sono i veicoli. Zona merchandise, come sempre. No, devo dire che mi è piaciuta comunque. Era schermi ma senza occhialini. La qualità video degli schermi era migliore rispetto al solito. E anche la storia ci stava come meccanismo. È come l'attrazione di Harry Potter al castello di Hogwarts. Quindi c'è un braccio meccanico che ti sposta nei vari schermi in cui succedono cose. E tra l'ambientazione. Ed è ben studiata. Effetti di vapore, fumo, nebbia, freddo, caldo. Hanno fatto un bel lavoro, secondo me. No, vabbè, ho appena visto. Comunque sì, questa era carina.
ora voglio questa. Cioè voglio, io voglio andare in giro così per sempre. Magari metto anche una maschera, così tanto per... Ok, qua c'è una zona ristoro e poi si torna alla Main Street. Breakfast, lunch, dinner, home cooked food, Gotham finest. Tipo un diner di Gotham. Ma noi proseguiamo verso le prossime attrazioni da questo lato. Cioè, guardate che scorci stupendi. Cioè dai, qua c'è la zona Luna Park, quindi dedicata un po' al Joker, immagino. Belle le torri anche lassù. Peccato per il cielo che manca totalmente qua. Boh, magari qualcuno mi sa dire se c'era, se l'hanno tolto, se proprio l'hanno fatto così e basta. Ah, qua c'è la parte più oscura di Gotham sostanzialmente. Immaginatevi delle nuvole temporali. Vabbè, ok, l'ho già detto mille volte. Oh, questa è davvero bella. Quante volte l'ho vista questa? In foto. The Joker Funhouse. Con tutti, però ecco, questi giochi qua che ci sono spesso nei parchi, in questo caso sono perfettamente contestualizzati, devo dire. Ok, abbiamo diverse attrazioni. Qua ci sono degli scivoli, molto semplicemente. Qua c'è The Joker Funhouse, che non so esattamente cosa sia, ma ora lo scopriamo. Ah, forse è un labirinto con gli specchi. Qua c'è una flat ride sempre tema gioco. Con Gotham dietro, figo, figo. E questa è anche un'altra attrazione, Scarecrow. Comunque queste robe qua mi spaventano parecchio. Più di un coaster, più di qualsiasi altra cosa. E se resto bloccato all'interno per sempre? Cioè, quel circo mi mette un'ansia. Quei clown. C'è un pre-show e poi si entra nel labirinto. Oddio, è veramente inquietante, spero di non schiantarmi. Ci proverò almeno. È ben fatto. Cos'è il cappellaio matto? Che c'entra? Ok, vabbè, ok. È lui, no? Sono confuso, ma è normale. È giusto che io sia confuso, no? Specchi deformanti. Ti fanno salire le scale. Siamo arrivati al cavò. Lol. Ma che figata. Adesso ne escono di nuovi qua sotto. E mi uccidono. Uno scivolo. Oh. Figo, ecco che cos'erano questi scivoli. È l'uscita della Funhouse. Era carina comunque, carina. Hanno fatto un bel lavoro. Ora questa flat ride non mi convince, ma c'è un disco rotante qua dietro, un po' come quello che c'è a Mirabilandia del Far West. Però tema cattivi DC, Joker. Ah, laggiù c'è Harley Quinn, il meet and greet. Ok, va bene, facciamo The Riddler. Sì, è proprio esattamente quell'attrazione lì. Però ben tematizzata, Devo dire che come tematizzazione esterna non fanno un brutto lavoro, anzi. Poi le attrazioni in sé forse lasciano un po' a desiderare, ma perché i personaggi di DC non è che siano proprio... Ma ci manca ancora tutto il mondo Looney Tunes, ovviamente non è solo supereroi Warner Bros. World, quindi sono curioso di vedere poi anche tutto il resto. Super tematizzato. Beh, mo questo è molto semplice, vi dirò com'è all'uscita. Carino, carino, anche con effetti d'acqua. E direi che la zona supereroi l'abbiamo finita qua. Ora possiamo proseguire e andare di nuovo verso la Main Street, direi. Qua c'è una versione della Batmobile, tra l'altro. Niente male. Davanti a questo ristorante. Bello, è proprio in stile diner. Bene, noi torniamo alla Main Street come dicevo prima. Eccoci. Ah, ok, abbiamo fatto tutta una metà del parco. Questa è la parte al fondo della Main Street con il ristorante Starlight. Molto bello, tra l'altro. Ok, e questo è il lato supereroi sostanzialmente. Mentre quello di qua, deduco, sia il lato cartoni animati. Questo è proprio solo un ristorante. Quindi noi andiamo da quel lato, secondo me, adesso. E ci esploriamo anche il mondo dei cartoni. Altri ristoranti, ok, questa Main Street comunque tutta formata da negozi e ristoranti. Qua immagino facciano uno show. Mi hanno detto che è molto bello lo show finale. Vediamo se riesco a vederlo. Oh, c'è Bugs. Che bei ricordi. Io da piccolo giocavo un sacco ai giochi per computer di Bugs Bunny. Tipo Bugs Bunny alla ricerca del tempo. Grande Bugs. Ah, Bedrock prima dei Looney Tunes. Che è la parte dedicata ai Flintstone. Ok. Bellissima il merchandise di Buzz. Che brutta felpa. Bruttissimo.
Orrido. Orrendo. Wow, gusto sotto un ponte. Le orecchie di Bugs Bunny sono un po' più scomode rispetto a quelle di Topolino, perché sono immense, però belle. Questa zona cartonesca mi ispira. Molto più luminosa. Bedrock Boutique. Quindi partiamo subito con un negozio. River Adventure. Ci si bagna? Spero di no, onestamente. Qua fan granite e popcorn. Restrooms. Wow, figo, anche con le nuvolette così finte. Qua c'è una zona ristoro dove si può mangiare un boccone. Beh, direi di fare la River Adventure per prima cosa. Bella comunque, super ben tematizzato, dalle rocce alle panchine, a tutto. La macchina di Flintstone. Splendido. Un dinosauro che dorme. Beh, tematizzazione 10 su 10 comunque, Da questo punto di vista, top. Vediamo come sono le attrazioni qua, che saranno più cartonesche. Vediamo, sono curioso. River Ride, quindi discese? Non discese? Chissà. Ok, queste sono le barche, secondo me ci si bagna. Sono un po' tipo i tronchi, secondo me. Vabbè, ve lo saprò dire a breve. Io odio bagnarmi. Però sembra ben tematizzata. Bravi. Il volo. Se non altro comunque ben tematizzata. Gardaland, impara, ritematizzaci Colorado Bot con un tema. E li guardavate i Flintstone? Io sì, la cava. Che ricordi? Cosa se ne vanno? Oh mio Dio, che è sta roba? Cosa sta succedendo? Mi girano. Che figata il meccanismo. Oh, chill. Oh no. La discesa no. Pensavo peggio. Dannazione. Figo però. Questa è la parte esterna dove eravamo prima. Ok, pensavo molto peggio, non ci si bagna troppo. A meno che non ci siano altre discese, ma non penso. Ok, sì. Carina, ben fatta. Poi appunto studiata per evitare di farti bagnare troppo, che altrimenti è un problema in un posto con l'aria condizionata all'interno dove non c'è neanche il sole. Figo, bravi. Ehi, dite che fanno i milkshake laggiù? Io vorrei un milkshake. Laggiù c'è anche un'altra flying coaster, com'è che si chiamano? Un po' tipo quella di Dragon Trainer sostanzialmente. Sei seduto, il binario è sopra di te, ovviamente per famiglie. Nella zona dei Looney Tunes in cui stiamo per entrare. Bumper car della zona Looney Tunes, Cosmic Orbiter, Flat Ride e poi l'attrazione principale, che tra l'altro è una figata, cioè è costruita come... cioè è perfettamente tematizzata anche la rotaia proprio, Notevole, veramente notevole, sono veramente curioso di farla questa. Ovviamente non potrò riprendere sopra, ma vi farò sapere appena esco com'è. Fa ridere, ma si chiama Fast and Furry O's. Furry in inglese significa pelliccia, perché hanno la... capito il gioco di parole? Bellissimo. Veramente fighissimo, cioè mi sembra di essere nel loro mondo. General Queue Line. È fatto davvero da Dio comunque. Cioè, la tematizzazione è pazzesca. Ma anche la città laggiù. Va bene, dopo andiamo in là. Ora facciamo questa. Fighissimo. Quei cartelli help, oops. Di Willy il Coyote. Tutta la sua attrezzatura. La sua cucina. Ma questa è casa sua? Tra l'altro la forza di Willy il Coyote, che non è neanche tradotto. O meglio, traducono i cartelli e il narratore, basta, perché non parla. Quindi è tutto molto più semplice. Fighissimo. Brava Warner. È proprio tipo un inverted coaster, però è molto più leggero. Molto più a portata di famiglia. Nel senso che ha un primo drop al buio all'interno, che è bellissimo. E poi
esce fuori dall'altro lato e fa tutto il giro nell'area, che è tutta tematizzata però. Qua dentro c'è un piccolo pre-show dark ride prima del drop. Però figo. Cioè, purtroppo è molto 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 corto. Se fosse un po' più lungo, però vabbè, è pensato per famiglie, per ragazzini anche, quindi ci può stare. Però bello, però super 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 fluido. Un'attrazione così, magari un po' più lunga, starebbe bene in tanti parchi. Ok, proseguiamo. E da Willy il Coyote passiamo a Scooby-Doo. Io vado fuori di testa. Cioè, mi ricorda proprio l'infanzia Scooby-Doo, quando ero piccolo, che li guardavo al mattino prima di andare a scuola con mio fratello. Lui andava alle elementari, io alle medie. O ancora prima, quando andavo anch'io alle elementari, guardavo Scooby-Doo. Non so, ho dei ricordi bellissimi legati a Scooby-Doo. E quindi sono curioso di esplorare questa prossima area. Tra l'altro fa molto ridere. Io uno di questi, cioè, bello, bello. Qua c'è una mini zona cittadina. E poi abbiamo... questa è la casa di Scooby-Doo, cioè Scooby-Doo, per forza, questi colori è inevitabile. Oppure Bugs Bunny, la casa... No, è Scooby-Doo. Mercantile. Ah, c'è una giostra dei cavalli, un carosello, però con i personaggi, con i Looney Tunes. Le parrucche. Bella quest'area. Scooby-Doo, The Museum of Mysteries. Spettacolare. Vediamo, vediamo. Già dall'esterno sembra splendida. We wait for you. Fichissimo. Gli occhiali di Velma. Allora, sembra spettacolare. C'è un quadro con gli occhi che si muove. È tipo un po' una Haunted Mansion come stile. Non lo so, mi ispira tantissimo. Ma proprio tantissimo. Se andiamo in quella direzione io vado fuori di testa. Questa è la zona del museo. Ma gli scacchi si muovono da soli. Bello. Questa coda è veramente ben fatta. Oddio. Così si fa. Dark Ride. Penso Trackless. Con le Mystery Machine. Sì, è Trackless. Ok, vediamo un po' come sarà. Sono curioso. Niente occhialini, quindi promette bene. Sheepers, what a spooky museum. It's my life's work, but sadly, I have to close it. I never used to believe in ghosts or monsters, but something is scary. These are... E in ogni stanza succedono cose diverse, quindi in base al veicolo dove sei cambia tutto. Fighissimo. Hai diverse esperienze. Contains the mysteries of science. Me lo ricordo questo episodio, o film che fosse. Oddio! Adoro! Geniale, geniale. Questa attrazione del parco. Scooby che corre. Velma che perde sempre gli occhiali. Veramente fatta da Dio. Adoro! Hanno un veicolo con Scooby e Shaggy. Cioè, un veicolo apposta per sta roba. Pazzesco. La classica roba delle porte che fanno sempre. Che dire, miglior attrazione del parco senza ombra di dubbio. Cioè, bellissima la storia, Trackless Dark Ride ben utilizzata, niente schermi, solo la roba che voglio vedere, cioè proiezioni, effetti speciali, animatronics, ma tutto volto a raccontare la storia, non per risparmiare sugli animatronics, ti butto un po' di schermi, te la racconto così, che ci sta, nel senso, nulla di male, ma quando combini scelte, effetti pratici, cioè a un certo punto c'era quest'altro veicolo con Scooby e Shaggy sopra e il fantasma. Meglio di così, cioè questa roba è veramente geniale. Così si fa,
Bravi. Questa è veramente sopra il livello rispetto a tutte le altre attrazioni del parco. Purtroppo Tom e Jerry, anche che qua è chiusa oggi, non potrò vederla. E secondo me eravamo lì come livello. No, non lo so, non ne ho idea, non so cosa sia. Secondo me Dark Ride. Adesso leggiamo il cartello che c'è lì davanti e vediamo. Però mi spiace tantissimo. Anche la queue line sembrava veramente bella. Però niente, è chiusa. Io vado a rifarla altre 10 volte adesso questa. Oh, c'è Scooby. È una spinning roller coaster, Tom e Jerry. Ma peccato, perché poi c'è scritto che gira in mezzo a elementi tematici. Quindi poteva essere interessante. Vabbè, vediamo se trovo qualche video online. L'orto con le carote e l'ingresso della tana di Bugs Bunny, cioè la casa. Fantastico. Tutti i personaggi qua sul carosello. No, 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 comunque c'è da impazzire. La fabbrica Acme. Warner Bros. Plaza, Metropoli, Gotham. Sì, sì, è quasi finita anche questa zona. Qua c'è la zona gift shop con merchandise. Devo dire che almeno non mi fa impazzire come stile tutto il merchandise che hanno. È molto giocoso, cioè Disney ha anche le loro robe con il loghino Disney, piuttosto che robe più semplici, no? Queste sono tutte molto appariscenti, un po' troppo secondo me, ecco. Qua c'è ancora un pezzettino, subito dopo il laboratorio Acme. Animayhem, casino dell'animazione, Mayhem. Ed è un'altra attrazione. Vediamo, vediamo. Bello, Acme Research and Development. Tema animazione. Figo, figo. L'idea mi piace. Vediamo l'esecuzione. È 3D, eh. Ah, Shooting Dark Ride in 3D. Ok, ok, ok. Non uno dei miei stili di attrazione preferiti, ma dai. Non disclosure agreement. Rilascio delle responsabilità. Passa alla riunione di Acme. Quelli sono i veicoli ed è una trackless dark ride. Orientation training had to be cut to 10 seconds. So move it. Un misto tra schermi e troppo reali. Oh boy. Pause. Oh yeah, there's one last. This route ain't over till the fat pony thing. Film dal futuro qua, non so perché non ho fatto la review di quell'attrazione, che in realtà è molto molto bella, nonostante sia Shooting Dark Ride, è piena di tematizzazione, non c'è un angolino senza tema, tutto perfettamente integrato, quindi nonostante non sia il mio genere preferito, l'ho amata, alla follia. Acme, ah, è un playground gigante, tema Acme, c'è la zona dove puoi mangiare, vediamo per curiosità i prezzi. Ah, questi combo sono 50 dirham. La pizza 29 dirham costa molto poco alla fine. Hot dog, ice cream dog. Questo sarebbe da provare. Forse lo provo. Solo perché mi fa molto ridere. 16. Contate che 50 dirham sono circa 12 euro. Quindi poi fatevi i vostri calcoli in base. Però ci sta, dai. Bello con le parti che si muovono. Mini flat ride. Zona per bimbi più piccoli sostanzialmente. E poi di qua dove si arriva? Ah, that's all. Si torna alla Main Street. Il waffle con il logo Warner Bros. È bellissimo comunque. È proprio un'idea stupida. E niente, proviamo questa stupida. Che poi, voglio dire, è un gelato con un cono diverso. Non so perché ho una forchetta e un coltello, perché dovrei mangiare anche il pane, secondo loro. Il gelato non è male. Proviamo a mangiare anche il pane? Ho i miei dubbi che sia commestibile questa roba, ma comunque. Cioè, è letteralmente lo stesso pane che usano per gli hot dog, non è pane dolce o... Oddio, pane al latte, quindi... Però... Congela i denti. Sapete che pensavo molto peggio? Cioè, è come mangiare la pizza col cioccolato, no? Quel contesto, cioè, quella roba lì. Proprio che mi si congelano i denti ogni volta. Pensavo peggio, brava Warner. Tra l'altro il cielo cambia in base ai momenti della giornata. Adesso è tipo modalità tramonto. Ovviamente non segue le ore del giorno, ogni tot cambia. Però fico. Hanno anche queste macchinette che ti permettono di noleggiare un powerbank. Scarichi l'app, scannerizzi il QR code e voilà. Comodo. Fa tipo il suono dei Flintstone. Bellissimo. Ok, vediamo anche com'è il cibo qua, zona Flintstone. Tutta questa roba 60 dirham, che sarebbero circa 14 euro. Quindi bibita, patatine e hamburger col falafel. Quindi versione vegetariana. Ora vediamo effettivamente com'è il cibo. Le patatine sono buone. Tematizzazione della zona top, anche il tavolo ben tematizzato. Coca zero, un quintale. E poi vediamo il nostro panino. Davvero niente male.
C'è Fred Flintstone che vuole il mio cibo comunque. Fa super ridere. È da mezz'ora che mi fa segno di portargli da mangiare. Bravi, tematizzano anche bene. Cioè ero qua che mangiavo in santa pace e vedo Fred Flintstone che salta e mi fa segno. E ho cominciato a interagire, l'ho salutato, mi ha risalutato, mi ha indicato il cibo. Bravi, bello. Ci sono quei piccoli dettagli che però creano l'atmosfera nell'insieme. Ah, ovviamente parco vuoto, anche oggi. Cioè nel senso, come Motion Gate, anche qua pochissima gente. Vero è che oggi è lunedì, in proporzione c'è più gente che a Motion Gate, che era un sabato, però... E niente, quindi questa è la giornata al Warner Bros. World di Abu Dhabi. Devo dire che è stata una sorpresa positiva, ben tematizzato, proprio la tematizzazione in giro per le diverse aree è ottima, splendida e ben curata. Le attrazioni non sono nulla di speciale, tranne quella di Scooby-Doo e quella di Willy il Coyote. Quelle due sono le mie preferite. Non ho visto quella di Tom e Jerry purtroppo, ma secondo me era anche molto bella. Questa cosa che hanno il cielo finto e spaziale dovrebbero metterlo in tutto il parco, non solo in questa zona. Anche nella parte dei cartoni animati c'è, però un pochino più... però lì ci sta. È solo nella parte di Gotham che non so perché nella parte al fondo non c'è, magari l'hanno solo smontato momentaneamente. Se passate per questo parco, per Abu Dhabi, un giro vi consiglio di farlo se siete amanti della tematizzazione e anche di questi brand, ovviamente. Se no, in alternativa c'è Ferrari World qua davanti, che è più dedicato a persone che vogliono provare forti emozioni, quindi coaster a volontà, tra cui il coaster più veloce al mondo. Vedrete nel prossimo video. Questo è quanto, noi ci vediamo molto presto con nuovi contenuti sempre qua su Ephraim's Adventure. Ah, e adesso è ora della preghiera, ma io sto uscendo. Arrivederci Warner Bros. World.